io vi devo ringraziare a prescindere, perché io credo che il nostro club esiste soprattutto perché ci siete voi, perché non può un club come il nostro prescindere da quello che è il settore giovanile, non può prescindere dalle persone come voi che si vede negli occhi, che hanno la passione di quello che fanno e che sicuramente non vengono per il conto economico, ma vengono per la passione di stare insieme e di fare una cosa che comunque è bella, cioè allevare e allenare dei bambini, nella speranza di arrivare poi, come abbiamo fatto in questi anni, in questi 10 anni ormai di mia presidenza, di far debuttare e far giocare in Serie A dei ragazzini che sono partiti da voi, in generale, chiaramente. Direttore, quanto è importante, che valore ha vivere momenti conviviali come questo? Ma sono molto importanti. Sono importanti perché intanto ci ritroviamo in una serata di festa, in una serata dove possiamo sorridere, dove possiamo provare a sorridere, dove possiamo provare a raccontarci quello che soprattutto in questi mesi stiamo facendo e cerchiamo di sdrammatizzare anche momenti anche abbastanza particolari che stiamo vivendo. Per questo sono molto contento e sono felice di vederli praticamente tutti quelli che lavorano per il nostro settore giovanile, tutti quelli che quotidianamente si mettono a disposizione di questa società per cercare di fare il massimo e per cercare di dare quel loro contributo ai nostri ragazzi, che alla fine è tutto quello che cerchiamo di fare ogni giorno, è tutto quello che cerchiamo di costruire per dare una mano a questi ragazzi di raggiungere il sogno di un giorno di poter giocare con la nostra prima squadra e al Bentegodi. Dottore, una presenza storica, la sua in gialloblu che prosegue con la passione di sempre. Assolutamente sì. Sono 7 anni quest'anno. Non pensavo onestamente, quando casualmente sono arrivato in questo gruppo, di rimanere così tanti anni. E onestamente mi sembra che sia il primo giorno. Sono veramente, veramente emozionato e appassionato di essere in questo gruppo. Possiamo dire che ha visto crescere e accudito, nel senso più affettuoso del termine, tantissimi ragazzi, è così? Assolutamente. Io 7 anni fa ho visto crescere dei ragazzini che allora avevano 14, 15, 16 anni e ho fatto un percorso con loro e sono contento e tuttora estremamente emozionato quando so che hanno fatto dei percorsi importanti, hanno raggiunto obiettivi importanti e tuttora, quando posso, attraverso internet, attraverso conoscenze, mi informo di cosa stanno facendo e partecipo al loro successo. Non riesco a non essere insensibile a questa emozione, assolutamente. Mattias, nell'ottica di far crescere al meglio i nostri portieri, quanto è importante il lavoro sinergico tra tutti i preparatori del settore giovanile? Beh, è fondamentale, infatti la società con la persona di Massimo Cataldi e del direttore
Massimo Margiotta, hanno voluto creare un progetto, infatti l'Accademia del Portiere, che permette di avere un progetto comune, delle linee guida comune per far crescere i nostri giovani portieri. E allora in quest'ottica qual è il segreto per crescere un grande campione tra i pali? Beh, non credo ci siano segreti, noi pensiamo che il lavoro sul campo, la dedizione e la passione siano alla base del far crescere un portiere nel settore giovanile per poi riuscire a portarlo il più lungo possibile, il più lontano possibile. Sandro, il calcio dei grandi richiede ormai prestazioni sempre più performanti. Quanto è importante in questo senso la preparazione atletica? Ma la preparazione atletica è un aspetto sì importante, che però si integra con quello che è comunque la gestione tecnica e tutti quegli aspetti di tecnica individuale che servono i nostri atleti per crescere. È una parte che si integra con quello che è il lavoro di equipe e quindi sì, può essere importante, ma nulla toglie l'aspetto che è più importante per noi, che è il rapporto tra il nostro atleta e il pallone. In età adolescenziale quindi è sempre un rapporto tra preparazione atletica e anche il lavoro sulla tecnica individuale, dall'under 15 passando per l'under 16 fino ad arrivare alla primavera. Ma sì, diciamo che ogni come dire, ogni categoria ha le proprie esigenze, però l'aspetto fondamentale è sempre lavorare su entrambi gli ambiti, o perlomeno è quello che cerchiamo di fare. Fabio, dodicesimo anno per te nel settore giovanile dell'Hellas Verona, di ragazzi ne hai visti crescere tanti, ora ti chiedo che emozione è lavorare e vivere questo settore giovanile? Beh, raccontarvi i 12 anni che ho passato nel Verona ci vorrebbe una serata intera e forse qualcosa di più, però per me è stato qualcosa di emozionante, e anche il fatto di stare con i ragazzini, con i bambini è stata una cosa che, anche vista la mia età, mi ha fatto sentire molto giovane. E poi è una cosa che secondo me influisce molto, che io sono molto tifoso dell'Hellas e qui con questo do anche stimolo molti ragazzi a lottare per questa maglia. E quindi lavorare nel settore giovanile dell'Hellas, essere tifoso dell'Hellas e poi stare anche a contatto con i giovani ti fa sentire anche giovane, ti tiene anche giovane giorno dopo giorno. Ah beh, quello soprattutto, proprio mi fa star bene, cioè contatto con loro, vederli crescere, poi anche con gli anni vederli che fanno altre esperienze, magari anche in squadre, diciamo, di una certa, per me è un motivo di enorme soddisfazione, insomma.